Io mi chiamo Angelo Raffaele Meo, sono un professore del Politecnico di Torino, fuori ruolo, e ho avuto due compiti. Il primo compito è quello di ricordare, riassumendolo, un episodio molto importante per la storia della scienza del nostro paese, la visita di Charles Babbage nel 1840 con la presentazione per la prima volta del calcolatore di Babbage, il primo calcolatore programmabile della storia, e infine ho avuto l'incarico di commentare delle dichiarazioni di Ada Byron molto significative alla luce del progresso che si è verificato soprattutto negli ultimi 10 anni.